tutti siamo sensibili all'ambiente, quindi oggi ci occupiamo di valori importanti perché non è solo l'ambiente quello che è importante, ma anche la vita umana. Salvaguardia dell'ambiente marino e sicurezza, due capisaldi di chi ama e vive il mare. Per questo il Circolo Nautico Il Libeccio di Francavilla al Mare ha deciso di coniugare il progetto Plastic Free, campagna internazionale di sensibilizzazione sull'abbandono dei rifiuti plastici sulle spiagge, e un'esercitazione di salvamento coordinata dalla Capitaneria di Porto e curata da Croce Rossa e Associazione dei Volontari Sea Rescue Dog, con le loro unità cinofile. Ci fa piacere farci portavoce di questa manifestazione che è internazionale, perché riteniamo che la salvaguardia dell'ambiente sia un elemento importantissimo per noi oggi e per i nostri figli anche domani. Oggi vediamo le spiagge che sono imbrattate di rifiuti, soprattutto questa plastica. Stiamo facendo un po' di sensibilizzazione sia per la raccolta sia per l'utilizzo di un materiale biodegradabile al posto della classica plastica. Sappiamo che circa 300 milioni di tonnellate di plastica oggi vengono abbandonate purtroppo sui fondali marini, con conseguenze a dir poco catastrofiche. Quindi una bella giornata di sensibilizzazione, di raccolta plastica, per lanciare quel messaggio fondamentale che è quello di non abbandonare rifiuti di plastica. A questo punto l'imbarcazione ha dichiarato incendio a bordo. In tanti hanno assistito all'esercitazione nella zona sud di Francavilla, un natante che va a fuoco, il Mayday lanciato dai tre occupanti che si gettano poi in mare non riuscendo a domare le fiamme, l'arrivo dell'ambulanza marina, i cani da salvataggio in azione e il soccorso arriva da parte dei sanitari del 118 anche con l'ausilio di un defibrillatore. Questo è il nostro decimo anno che facciamo servizio in queste spiagge e cerchiamo con la nostra presenza di rendere queste spiagge più sicure, perché siamo convinti che questo è un mare dove la gente deve venire a divertirsi in maniera sicura, essendo conscia dei pericoli del mare. Tant'è vero che noi l'estate pattugliamo le spiagge e aiutiamo il servizio di sicurezza in mare. L'inverno andiamo nelle scuole elementari, negli asili, e parliamo dei pericoli del mare. Oggi il soccorso deve essere un soccorso qualificato, non si può lasciare spazio all'improvvisazione, quindi la formazione e l'addestramento anche attraverso le simulazioni è estremamente importante. Un'attività come questa ne è la dimostrazione.